Siamo ad Amburgo, nello stand italiano, nello stand allestito da Assoporti. Con noi il presidente della Livorno Porto 2000, Massimo Provinciali. Livorno in questo contesto, presidente, può dire la sua, in termini crocieristico. Sì, diciamo di sì, Livorno in questi ultimi 2 o 3 anni è tornato a dire la sua, come era prevedibile, essendo il porto di una delle principali destinazioni delle crociere del Mediterraneo. È ripartito dal 2014 un trend in aumento sia come numero di navi che numero di passeggeri. Purtroppo c'è una flessione nelle previsioni 2017, ma generalizzata per tutto il Mediterraneo e dovuta non a cause imputabili ai porti, ma al generale clima di preoccupazione per il rischio attentati o cose del genere, che induce le compagnie a dirottarsi su aree un po' più tranquille. Nonostante questo, diciamo, Livorno è in tenuta e da quest'anno parte una collaborazione un po' più stretta anche con Piombino e l'Elba, perché chiaramente gli effetti dell'autorità di sistema cominciano a farsi sentire anche in questo settore. Presidente, avete già un'idea del 2018? Beh, l'idea è un po' in prosecuzione, con dei margini di miglioramento, con l'acquisizione magari di nuove compagnie, però diciamo i numeri continueranno a essere positivi. Porto, banchine, accosti, ormeggi, ricevimento dei passeggeri, c'è qualche novità? Beh, la novità più importante è che avendo completato sostanzialmente la gara per la cessione delle quote pubbliche della Porto 2000, a brevissimo entrerà il socio privato che ha messo sul tavolo 90 milioni di euro di investimenti, che non saranno tutti fatti nell'immediato, ovviamente saranno scalettati su qualche anno, ma nei prossimi 2 o 3 anni dovremmo cominciare a vederne gli effetti, con l'allestimento di terminal di ricezione per i croceristi sicuramente più confortevoli che non quello che usiamo oggi. Nonostante gli sforzi fatti abbiamo allestito un bel terminal, però ovviamente si può fare di meglio, quindi l'ingresso del nuovo socio sarà il volano per il miglioramento, tramite i suoi investimenti, delle condizioni di ricettività e anche di funzionalità, perché migliorerà anche la viabilità, l'accesso alle infrastrutture e così via. Anche se viene, chiamiamolo fra virgolette, un nuovo proprietario di Livorno Porto 2000, avete qualche meta per i croceristi? Cambia qualche cosa, presidente, oppure mai sono standardizzati? Ma allora, Livorno rimane, cioè il suo DNA è il punto di riferimento per le città d'arte, per la Toscana classica e così via. Però, come sapete, noi da 3 anni ormai propagandiamo come prodotto di marketing la Costa degli Etruschi, con dei prodotti audiovisivi che hanno avuto, questo ci fa molto piacere, un grande successo in queste manifestazioni, e proponiamo quella Toscana più vicina, più accessibile, i dintorni di Livorno, Bolgheri che già insomma si pubblicizza da sola, ma anche Populonia, i dintorni di Piombino, Venturina, e cerchiamo di avvicinare a queste mete più abbordabili anche quel pubblico che non va magari nelle città d'arte e rischia di dover rimanere una giornata a bordo della nave. Senta, chiudiamo fra i passeggeri, chiamiamo i contenitori e le merci. Via, si parla ormai ultimamente, anche gli ultimi giorni in regione, della Darsena Europa. Senta, c'è qualcuno, presidente, che dice che abbiamo perso anche un po' di tempo, in precedenza. Ora però si parte a sprombattuto. Cosa ci dice? Ma allora, io voglio dire 2 cose veloci, ma secondo me importanti, che non vanno dimenticate. Si possono fare tutte le discussioni, si possono dare tutte le opinioni, ognuno ovviamente ha il suo punto di vista e se dà un contributo costruttivo è sempre benvenuto. Però dobbiamo partire da 2 punti fermi, come dice il protagonista del gioco delle parti di Pirandello. Bisogna darsi 2 punti fermi e intorno a quelli ruotare. I 2 punti fermi sono che si parla di tutto questo intanto perché c'è un piano regolatore portuale e se, mi permetto di dire, Giuliano Gallanti con tenacia quasi testarda non avesse portato a termine il discorso del piano regolatore, staremmo a parlare di niente, né di Darsena light, né di Darsena grande, piccola, a colori in bianco e nero. Secondo punto è che al 2015 la configurazione da piano regolatore era l'unica tecnicamente possibile, perché c'era il problema voluto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dalla legislazione sui dragaggi che ci imponeva di riutilizzare tutto il materiale dragato.
Poi si è dimostrato fragile dal punto di vista della sostenibilità economica, e questo, come dire, ne prendiamo atto. Però deve essere chiaro che tecnicamente 2 anni e mezzo fa quella era l'unica configurazione possibile, l'ha ribadito anche il presidente Corsini in più di un'occasione. Oggi, dal 2015, sono intervenute 3 modifiche legislative fondamentali: la riforma delle autorità portuali con la project review, la riforma del codice degli appalti sulle gare e sui finanziamenti e soprattutto la riforma dei dragaggi, promossa e che porta giustamente il nome dell'onorevole Velo, che ha cambiato completamente lo scenario, per cui io mi permetto di dire, non credo che si sia sbagliato nessuno, sono cambiate le regole del gioco e questo ci permette di recuperare addirittura i 2 anni che sono passati, perché nella nuova configurazione si potrà fare più velocemente e addirittura a minori costi, ma questa è una novità sopravvenuta, non è una correzione vera e propria. Flash finale rapidissimo, tempi, ce la faremo alla fine dell'anno che ci sia qualcuno che interviene perché dice mi piace la Dazio Europa? Fine dell'anno io penso di sì, nel senso ora siamo prossimi al rilascio del bando, siamo oramai quasi a metà settembre, la fine dell'anno è abbastanza vicina, però come ripeto ha detto il presidente Corsini più di una volta, questa soluzione consente di recuperare tempo e spendere meno, quindi probabilmente gli appetiti sorgeranno più spontanei, diciamo.